Buonasera a tutti, siamo tornati in diretta, incredibilmente. Questa sera parleremo in compagnia del signor Riccardo Origi del Rhodesian Ridgeback. Ciao, buonasera. Buonasera Riccardo, grazie di essere qui con noi e in presenza anche di tua moglie. Che ci puoi Ciao. presentare? Come si chiama? Ciao, piacere. Romina, mia moglie si chiama Romina. Romina. Ciao a tutti. Romina. Allora, voi avete, diciamo, il più grande allevamento d'Italia di Rhodesia Ridgeback. Sì. Forse lo dico io se non volete dirlo voi. Però è così. Quindi sicuramente siete fra i maggiori esponenti e amanti di questa razza e fra le persone più qualificate a parlare di questo fantastico cane che negli ultimi anni sta entrando sempre più spesso all'interno dei nuclei abitativi degli italiani. Allora, io partirei subito raccontando un po' la vostra storia, come vi siete appassionati a questa razza e perché avete deciso di farne una ragione di vita. Cosa vi ha colpito? Se è scoccato un amore all'improvviso? Raccontateci un po'. Ma guarda, allora, è stato un amore e un colpo di fulmine verso questa razza. Allora, noi, prima di conoscerci, abbiamo sempre avuto cani, fin da bambini. E io ero un appassionato di foto safari in Africa, per cui spesso andavo una volta all'anno, insomma, a fare foto in Kenya, in Botswana, in Tanzania. E durante uno di questi safari, all'interno del lodge dove eravamo ospiti, abbiamo conosciuto una coppia meravigliosa di Rhodesian che praticamente la loro missione era tenere lontani dalle camere degli ospiti dei babbuini, un gruppo di babbuini che soggiornavano sempre lì in zona, ovviamente, lodge. Erano una coppia di cani meravigliosi, al di là della fisicità e della plasticità. Erano proprio anche, poi era bellissimo vedere questa lotta psicologica tra i primati e i cani, in quanto appena i cani si distraevano, si spostavano, loro, cioè le scimmie, arrivavano velocissime verso le camere, insomma, e appena i Rhodesian se ne accorgevano, riscappavano, per cui era una lotta continua tra il bene e il male, diciamo, anche perché i babbuini quando entravano nelle camere degli ospiti facevano l'esplosione delle valigie perché tiravano fuori tutto, poi ovviamente c'erano dei problemi anche igienici. E questi cani erano assolutamente attenti da guardia, ma nello stesso tempo erano molto riservati con gli ospiti ed erano molto anche abbastanza schivi e si facevano assolutamente gli affari loro, facevano la loro vita. E questa è una delle cose più affascinanti anche sia della razza sia di questi due esemplari che avevamo conosciuto appunto in Africa, perché poi la razza è una razza che con gli estranei è abbastanza riservata e schiva, cioè non è un cane festoso, un cane che ti si butta addosso, ma è un cane con la sua dignità e che se tu lo incontri per la strada, ti avvicini, lui sta tranquillo, equilibrato, si fa accarezzare, si fa toccare, però ti guarda sempre con un modo di fare del tipo vabbè, accarezzami, poi vai, quando hai appena è finito, ecco. Cosa che invece è l'opposto quando invece è con i padroni, che è un cane invece, anzi direi una razza particolarmente dolce, affettuosa, a cui piace tantissimo il contatto proprio fisico con l'essere umano, con il padrone, con la famiglia in generale. Ecco, per cui tornando alla risposta, la nostra esperienza nasce proprio in Africa, con la conoscenza di questi cani. Ok, quindi poi avete deciso di aprire questo Ma no, allora allevamento. la verità è un'altra, che dopo sono passati anni da quando poi noi abbiamo iniziato a decidere di fare un allevamento amatoriale. Abbiamo preso i primi Rhodesian, abbiamo come allevamento amatoriale, ne abbiamo tre o quattro, anche perché insomma, le leggi regionali prevedono di solito cinque,
fattrici al massimo per legge, per cui siamo sempre rimasti in quei canoni legali ovviamente, e in ambito residenziale questo è la legge, e si parla anche di 30 cuccioli come cucciolate che si possono fare in ambito amatoriale. Noi siamo sempre stati all'interno di questi limiti di legge, anche perché appunto, ripeto, in ambito residenziale insomma, si ha dei vicini, si hanno delle persone che convivono vicini, per cui insomma nel rispetto della civiltà. Dopodiché noi facevamo altro nella vita, non abbiamo ereditato, non siamo figli di allevatori di cani, abbiamo deciso di fare una scelta veramente radicale e di passare a questa fantastica esperienza che poi era poi il sogno della nostra vita, cioè fare un allevamento professionale e diventare un allevamento professionale con autorizzazione sanitaria, che è il passaggio, volendo, naturale, se insomma uno la vede come crescita, da allevamento amatoriale all'allevamento professionale. Il grande problema di tutti gli allevamenti amatoriali nel passaggio a quello professionale è che bisogna per forza lasciare l'ambito residenziale dove uno vive e avere strutture che sono in ambito agricolo, per esempio, come noi, ecco, e fare delle strutture, appunto da un punto di vista anche di fabbricati, idonei nel rispetto di tutte le norme della regione e dell'ASL. E per cui, okay, ecco, questo è stato il nostro passaggio che è stato fatto poi alla fine, 6 anni fa, dove siamo adesso, e 7 anni prima abbiamo deciso appunto di cambiare, ci abbiamo messo un anno a trovare il posto, abbiamo avuto casa e ci siamo trasferiti qua, ecco. Ottimo, oh, bella scelta di vita. Allora, ora andiamo a parlare di quella che è la storia della Rhodesia. Sì. Quando nasce, perché? Raccontaci un po', Riccardo. Allora, bisogna considerare intanto che allora, la parola Rhodesian Ridgeback ha una bivalenza. Allora, la parola Rhodesian indica la provenienza geografica della razza. E tempo fa c'era una regione dell'Africa che si chiamava Rhodesia, oggi è l'attuale Zimbabwe, da dove questa razza proviene. Mentre la seconda parola che è all'interno della razza Rhodesian Ridgeback è proprio la cresta sul back, cioè ridge, cresta, back, schiena in inglese, per cui questa particolarità bellissima e affascinante che ha questa razza di avere questo contropelo, questa striscia appunto sopra la schiena che ha un contropelo e che identifica proprio la razza. Ci sono due razze al mondo che hanno questa caratteristica, uno è il Thai Ridgeback e l'altro è il Rhodesian Ridgeback. Il Thai Ridgeback appunto nasce nativo dell'Oriente, per cui della Thailandia. Okay? E ci sono sicuramente delle affinità genetiche di nascita e poi c'è stata sicuramente un'evoluzione, una più africana e l'altra più thailandese, ma assolutamente c'è un denominatore comune tra le due razze, perché ovviamente la specificità della cresta è unica nel mondo canino. È per cui una razza che nasce in Africa fondamentalmente viene creata come cane da caccia per le grandi prede, per cui quando gli europei scendono in Africa anche per la colonizzazione e per l'esplorazione e ovviamente anche per la caccia, portano dietro con loro ovviamente i loro cani, che però soffrono un po' le altitudini, gli sbalzi termici che ci sono in Africa. In Africa a volte si passa da meno 5 di notte a più 40 a mezzogiorno, per cui ci sono degli altopiani, per cui i cani comunque che non erano abituati ovviamente soffrivano. Gli europei per cui decisero di iniziare ad accoppiare i loro cani da caccia con appunto questi cani che erano degli indigeni del posto, fino ovviamente piano piano a creare la razza del Rhodesian Ridgeback. Calcolate che Barnes creò sullo standard del Dalmata nel 1922 il prototipo dell'attuale Rhodesian Ridgeback, che poi è stato confermato dall'Africa Kennel nel 26, per cui nel 1926, per cui è un cane relativamente moderno come selezione. Ok, allora, i tratti distintivi di questa razza, che tipo di caratteristiche devono presentare
per essere definiti dei rhodesiani, i soggetti con i quali abbiamo a che fare? Allora, da un punto di vista di morfologia e di tipicità della razza, ovviamente l'emblema della razza è appunto il Ridgeback, che è questo contropelo sulla schiena. Questo è proprio l'emblema della razza, per quella caratteristica principale del cane, lo identifica in assoluto in pieno. Poi ci sono delle variabili di colore, il Ridgeback può essere da un color sabbia, quasi color leone, fino a un cervo, ovviamente per cui un bel rossiccio, un marroncino rossiccio, non deve mai mancare il rossiccio all'interno del colore, per cui può essere scuro ma sempre con sfumature di rosso. Poi lì va molto a gusto, in Europa dell'Est per esempio ci sono tantissimi cani molto chiari come quelli che vediamo nel video che sta scorrendo in questo momento. In Italia e anche in Germania, anche in Austria, ultimamente si preferiscono, però ripeto è soltanto una questione estetica, degli esemplari un po' più scuri e un po' più tendenti al rossiccio. E è un cane che comunque ha un dimorfismo sessuale abbastanza pronunciato, perché comunque un maschio può arrivare a 69 cm al garrese, una femmina sui 67, 66-67, con dei chilaggi, diciamo ci sono delle discussioni sul peso, perché allora lo standard di razza vorrebbe quasi un 37-38 kg nei maschi, mentre per le femmine un 32. E io ultimamente pesi di questo genere non li ho più visti in un rhodesian, soprattutto nelle femmine 32 kg sono veramente pochi, anche se ci sono assolutamente, e anche noi abbiamo degli esemplari che sono sui 34, però attualmente per esempio se noi facciamo una media dei pesi delle nostre femmine, noi giriamo intorno ai 37 kg, mentre per i maschi abbiamo maschi intorno ai 44 come ai 50, dipende un po' anche dalla struttura e ovviamente dalla genetica e anche all'interno della cucciolata dall'esemplare. Ok. Poi possono avere una macchia bianca sul petto, da molti è apprezzata e piaciuta, da altre persone meno, lì è questione di gusti, è assolutamente ammesso nello standard di razza. Possono o non possono avere vicino al naso, per cui in questa zona del muso, una mascherina nera, un po' più scura, oppure possono avere semplicemente essere tutti chiari senza mascherina nera. Ecco per esempio nel video vedete il più piccolo che ha un pochino più di mascherina rispetto al cane un po' più grande che potete vedere. E, ecco, fisicamente ci possono essere differenti linee, spesso i clienti che ci chiamano per avere informazioni ci chiedono ma voi che cani avete, quelli un po' più grossi tipo mastini o quelli alti e magri tipo levriero? Ecco, e lì allora non basterebbe una diretta per raccontare, ma ritorniamo sul fatto che sicuramente ogni zona poi si personalizza un po' il cane, cioè ogni allevatore e ogni nazione. Diciamo che se vogliamo dare delle specificità di regione, per esempio gli attuali rhodesian africani tendono a essere un po' più bassi, un po' più strutturati, quasi tipo Labrador ovviamente, però con la gamba un po' più lunga, mentre ci sono delle linee che vengono definite americane che sono invece di solito un po' più chiare e cani di solito un po' più levrieroidi, cioè cani che sono un po' più stretti di torace e un po' più alti, raggiungono anche tranquillamente i 70-72 cm che sono al limite dello standard di razza. Ecco, queste sono un po' le fisicità. Sono cani che non hanno mai avuto l'amputazione né della coda né delle orecchie, per cui sono cani che sono originali e integri come sono nati, per cui sono cani con orecchie e code, e questa è un'altra bella caratteristica, perché non hanno subito il problema estetico delle code brutte o delle orecchie non formate di altre razze, che invece non essendo state selezionate per la coda
faccio un esempio, per esempio il Doberman, oggi hanno delle difficoltà estetiche perché hanno delle code che non sono proprio il massimo dell'estetica. Poi si parla soltanto di standard di razza e di estetica, per cui non di legame, certo. Che quello ovviamente non cambia niente perché sono tutti uguali. Certo. Allora, invece dal punto di vista caratteriale, cosa possiamo dire? Prima hai fatto degli accenni, andando un po' più in profondità, cosa possiamo dire? Allora, a livello caratteriale sono dei cani, secondo me, fantastici, perché sono dei cani innanzitutto che si adeguano tantissimo a quelle che sono le esigenze e le abitudini del proprietario. Il Rhodesian è un cane che intanto, ripeto, è molto attaccato al padrone, molto molto dolce, molto molto affettuoso. I maschi sono addirittura degli stalker, uso questa battuta, nel senso che sono molto appiccicaticci. La loro missione è vivere sul divano col padrone durante le normali, ecco, di tutti i giorni. Per cui, ecco, il posto ideale di un Rhodesian Ridge, perché io dico sempre che non esiste un divano senza un Rhodesian o un Rhodesian senza un divano, perché prima o poi ci finiscono quasi tutti, possibilmente vicino al padrone che guarda la televisione. Questo è il quadretto di un Rhodesian in casa. Fuori casa è completamente un altro cane. Io dico sempre che lui ha, il Rhodesian ha due posizioni. La posizione A, che è quella che è in casa, per cui è spento, parliamo ovviamente di cani adulti, non di cuccioli, per cui un cane molto pigro, molto dormiglione, molto tranquillo. Ecco, c'è stata una bellissima comparazione genetica che è uscita su un articolo del Corriere della Sera, che è sul nostro sito, che vabbè è www.rhodesianitalia.it, e c'è il link, dove c'è il genoma di tutte le razze canine. Il Rhodesian Ridgeback ha un 70-75% della sua componente genetica della lano, per cui è esattamente una lano a livello caratteriale, per cui un cane da salotto, da divano, molto pigro, molto dormiglione, però con la fisicità e il fisico di un cane da caccia, molto forte, molto possente, molto dinamico, molto plastico. Per cui la posizione B è quando si apre la porta e si esce. Questo non vuol dire che quando si apre la porta e si esce diventa una gazzella o un leone delle praterie. È un cane che si adegua assolutamente a quello che hai proprietà. Qui, se si vuole fare una passeggiata tranquilla si fa, se si vuole fare una corsetta si fa, se si vuole fare un'escursione si fa, se si vuole fare mezzo fondo si fa, perché è un cane che da un punto di vista di resistenza, di fisicità, di velocità non ha assolutamente niente da invidiare a nessuna razza. Dicono che dopo il levriero è tra i cani più veloci in assoluto. Ok, quindi abbiamo... È un cane a pelo corto, è un cane a pelo corto che se regolarmente spazzolato perde pochissimo pelo in casa, è un cane che non ha quasi odore, è tra i cani meno odorosi in assoluto, viene assolutamente anche consigliato per le persone che hanno problemi respiratori come l'asma, ok? E per cui è un cane molto adatto a casa. Spesso e volentieri mi chiamano, mi chiedono ma ha bisogno di 2 ore al giorno perché sono cani molto agitati, ha bisogno assolutamente del giardino. Ecco, allora è ovvio che quello che dico è fonte dell'esperienza dei nostri cuccioli. Noi abbiamo fatto una selezione molto attenta sul carattere. Noi abbiamo una 30 di Rhodesian, di cui 10 vivono sempre in casa con noi e dormono anche la notte in camera nostra, e vivono con 3 bambini, tra parentesi, che sono i nostri figli, miei e di Romina, che sono veramente piccoli, perché abbiamo una bambina di 1 anno, un'altra di 3 anni, ed il più grande, che è Emanuele, che ne ha 5. E loro normalmente sono tutto il giorno con loro. Per cui noi abbiamo fatto una selezione, ripeto, importante sull'equilibrio e sulla serenità di questi cani. Per cui non sono cani che devono assolutamente correre 2 ore al giorno. Bastano quelle 5-6 volte la passeggiata di 1/4 d'ora, 10 minuti, ma soprattutto, e cosa che io reputo ancora più importante, quella di viversi con il cane. Cioè il cane quando si prende va goduto. Il bello del cane è goderselo, per cui portarselo fuori, portarselo al ristorante, portarselo in gelateria, portarselo a bere l'aperitivo. Cioè, ecco, goderselo, portarselo ovviamente in vacanza.
Assolutamente. E poi, se uno ha la fortuna o la possibilità durante il weekend di andare in montagna, a fare una passeggiata, di andare al mare, assolutamente approfittarne per farlo un po' sgambare, farlo un po' correre, farlo un po' giocare. Ok, potremmo consigliare una tipologia di gestione da applicare con un Rhodesian particolare per chi magari ha deciso di prendere un cucciolo di questa razza e non sa cosa va incontro, a cosa può, di cosa deve tener conto secondo voi un proprietario medio che ha deciso di avvicinarvi? Ciao. Che ha deciso di avvicinarsi a questa razza. Ma allora, innanzitutto il primo consiglio è avvicinarsi a questa razza, perché è una razza meravigliosa, per cui avvicinatevi, non scoraggiatevi da chi vi dice: ah no, è un cane che ha un problema, è un cane che i leoni, ecco, perché di solito sono persone che non hanno mai avuto e per cui leggono e consigliano a volte molto male. E piuttosto fatevi consigliare da chi ha già avuto un Rhodesian e che conoscete, che vi dirà sicuramente che è un cane assolutamente affidabile. Seconda cosa, ovviamente, è comprarlo in un allevamento serio, in un allevamento con tutte le certificazioni, e vedere assolutamente la struttura dove tiene i cuccioli, dove tiene i cani, e capire anche cosa fanno con i cani. Se è un allevamento amatoriale, cercare anche di capire questi cani dove vengono lasciati durante le attività normali, oppure ovviamente scegliere un allevamento con delle strutture importanti e dedicate. Questo secondo me è la cosa innanzitutto in primis importante, cioè la scelta. È ovvio che un cane che di qualsiasi razza, perché non parliamo soltanto del Rhodesian, che viene cresciuto in un ambiente equilibrato e sano, con esperienze importanti, è un cane che prende una strada facilmente perseguibile di addestramento. Un cane cucciolo che cresce in un ambiente sbagliato, magari addirittura viene segregato in locali non idonei, può ovviamente avere delle problematiche diverse da un cane equilibrato. Per cui la scelta dell'allevamento è importantissima. Poi direi anche la scelta dell'allevatore, perché l'allevatore deve essere una spalla per tutta la vita, per il proprietario, per un sacco di consigli, sia sulla salute che ovviamente sull'educazione e sul comportamento del cane. L'allevatore deve esserci sempre, deve essere sempre a disposizione, e deve essere anche fisicamente reperibile. Cioè, se io ho un problema col cane e ho piacere di portarlo a far vedere l'allevatore, l'allevatore deve dare la sua disponibilità. Questo mi sembra assolutamente sacrosanto, come in qualsiasi lavoro. E poi ovviamente per una questione di educazione e di inserimento è fondamentale, soprattutto se uno non ha mai avuto un cane, portarlo a fare qualche corso, qualche ora di dedicarci, anche perché è una bella cosa magari da vivere insieme alla famiglia, se uno ha dei figli, un momento da dedicare in famiglia al cane. È una cosa molto educativa anche per i bambini se sono piccoli, se sugli adolescenti è un gran bel momento per renderli e coinvolgerli e responsabilizzarli, e poi per chi non ha mai avuto un cane, appunto, è un momento per capire come ragiona il cane e come noi dobbiamo parlare, tra virgolette, con il cane, perché non dimentichiamoci che quando noi portiamo un cane a casa è un cucciolo che ha 75 giorni circa. Per legge ricordo che in Italia è vietato consegnare cani prima dei 60 giorni dalla nascita, noi di solito consegniamo i cuccioli dopo i 75 giorni, e ha uno stress importante, perché ovviamente cambia completamente mondo, è cresciuto e vissuto con i suoi fratellini, con la propria mamma, si trova con due persone che sono i futuri proprietari, che ovviamente non conosce, con cui deve socializzare, familiarizzare, viene catapultato magari in centro a Milano con motorini, biciclette e tanti altri rumori e stimoli di cui non è abituato. Per cui è ovvio che è un cane che può avere poi un po' di ansie e un po' di timori, per cui il proprietario deve assecondarlo, però deve ovviamente anche supportarlo. Il Rhodesian, e poi concludo,
è un cane che deve essere assolutamente gestito con moltissima dolcezza e sensibilità, perché è un cane estremamente sensibile. Non è un cane, poi ripeto, parlo dei nostri, che ha bisogno del pugno di ferro in educazione come una vecchia scuola, come altre razze. È un cane che va gestito con estrema dolcezza e sensibilità, però visto che è un cane molto intelligente e visto come qualsiasi essere vivente e consenziente, se ci prova e ci riesce poi va avanti, bisogna mettere in chiaro in maniera molto serena ma chiara le regole del gioco e all'interno della famiglia condividerle con tutti, perché papà, mamma e genitori e figli devono avere le stesse regole per non avere poi un cane che non capisce quali sono le regole da rispettare. Assolutamente d'accordo. Allora, ora andiamo a dire qual è l'identikit del proprietario perfetto e soprattutto chi riterreste voi un proprietario non adatto per un Rhodesia. Allora, l'identikit che io vorrei del padrone, del proprietario perfetto, spazio ovviamente, io prediligo le famiglie con bambini, bambini ovviamente consapevoli, bambini che rispettano il cane e il cucciolo, anche con magari gatti, perché non è un animale con cui Rhodesia non ha problemi, se ovviamente ben socializzato fin dall'inizio e soprattutto se il gatto non è aggressivo per ovvi motivi, per cui è un cane che non dà nessun problema con altri animali, anche altri cani ovviamente, per cui l'identikit perfetto è famiglia con bambini, magari un altro cane, un altro gatto, se ha un pezzo di giardino ben venga, perché è molto comodo per farli sporcare, per abituarli prima, ed è anche molto comodo per l'estate quando lui si crogiolerà al sole, che gli piace tantissimo. Ecco, sottolineo che è un cane da casa, non è assolutamente, e qua è a chi non venderei mai un Rhodesian, non è un cane da lasciare fuori in un recinto esterno da solo per far la guardia. Io ho detto molte volte che non avevo cucciole disponibili o che non era il cane adatto di prendere altre razze più idonee a persone che volevano il cane da guardia da chiudere in giardino, vita naturale durante, lasciarlo lì e pretendere che facesse la guardia. Ecco, questo è il cane sbagliato per la persona sbagliata, perché non è assolutamente un cane da lasciare fuori in esterno, in un recinto da solo, perché è un cane che soffrirebbe tantissimo e si perderebbe anche probabilmente il suo equilibrio caratteriale. Per cui famiglia con bambini, possibilmente con giardino, e magari ovviamente con lei che può restare a casa, o lui, in modo che ci si possa dedicare bene, che è soprattutto nella prima fase quando è cucciolo, e non adatto a persone che concepiscono il cane ancora, o concepiscono il cane come il cane sta fuori perché a me non piace in casa, possibilmente nel suo spazio, nella sua cuccetta magari coibentata, però sta lì. Ecco, questo secondo me è un cane che deve avere la sua socialità molto importante con la famiglia, in modo da avere sempre un cane dolce, tranquillo ed equilibrato. Ok, allora ricordiamo che potete fare delle domande alle quali noi risponderemo fra pochi minuti. Prima volevo parlare di una cosa interessante, perché voi avete collaborato con Trudy per la creazione del primo pupazzo di Rhodesia Ridgeback, no? Che fra l'altro sì, si vede lì dietro. È un progetto di cui andiamo particolarmente orgogliosi, perché allora questa è una razza che è ancora poco conosciuta in Italia. Attualmente vengono registrati all'ENCI circa 500 esemplari all'anno come iscritti, per cui è una razza ancora molto molto sconosciuta, ed è un peccato perché è una razza veramente unica e fantastica. E io quando non facevo, diciamo, l'allevatore professionale e mi piaceva comprare qualche oggetto che avesse forma di Rhodesian o che ricordasse Rhodesian, dalla tazza, la maglietta, al peluche, ero sempre indirizzato su siti esteri, Germania, Austria o America. E io da italiano mi dava un po' fastidio che non esisteva niente
di italiano dedicata a questa razza. Per cui quest'anno abbiamo deciso di fare tutta una linea di oggetti della razza e venderla ovviamente noi. Non sarà il business della nostra vita, perché 500 cani all'anno, se vendiamo 300 portachiavi, ecco, potete immaginare, però è una questione di orgoglio e di prestigio. E da questa idea nasce appunto il primo Rhodesian Ridgeback al mondo, fatto da Trudy con la sua cresta, ok? E è un'azienda italiana, tra parentesi, leader del mercato assolutamente europeo, e con loro abbiamo creato insieme questo progetto. Questo Rhodesian Ridgeback avrà una sua etichetta con la storia della razza e la nostra, e dietro il loro logo ci sarà scritto anche che sarà approvato dal nostro allevamento Tenuta Hermitage, allevamento professionale. Ecco. E fra un mesetto saranno disponibili sulla pagina Instagram o di Facebook, che sarà Rhodesian Italia shop.it come web, e invece Instagram e Facebook. Carino, carino, bello. Cioè, io sono un appassionato di Schnauzer. Vuole essere un'iniziativa legata a portare degli oggetti che non esistono in Italia agli italiani. Tra parentesi, guarda, ne approfitto anche per dire un'altra cosa, fra brevissimo uscirà anche il primo libro, non una appendice o una piccola pubblicazione, ma un libro da 200 pagine sulla razza, e sarà il primo in italiano, e lo faremo ovviamente io, ma soprattutto Romina, che sta seguendo questo importante progetto, che insomma ha dei costi in risorse e di, insomma, di tempo importanti, perché anche lì non esiste niente in italiano. E allora o uno ha la fortuna di conoscere l'inglese o il tedesco, e allora si può spaziare, ma non tutti hanno voglia o hanno la capacità di leggere in italiano o in tedesco, e allora abbiamo deciso di fare questo libro, appunto, che sarà pronto anche lui nel breve. Ottimo, bei progetti, dinamicità, ci sta. Tanta voglia, entusiasmo e tanta passione. È bello, è bello, anche io vivo questa passione, vivo le cose con tanto entusiasmo, a volte me lo fa passare, però tralasciamo. mai arrendersi. No, non mi arrendo. Mai. Allora, andiamo alle domande. No, non mi arrendo, non è nel mio DNA, quindi dovranno sopportarmi ancora per un po'. Allora, partiamo dalla prima domanda, vediamo cosa è stato selezionato dal nostro Andrea. Anch'io bevo. Sì. Maria Grazia Gallucci ci chiede: perché la mia impazzisce se vede un gatto? Il predatorio. Allora, tutti i cani hanno un senso sviluppato atavico, cioè ovviamente nel loro DNA, in tutto quello che si muove o che ha velocità, perché scatta l'istinto predatorio. Probabilmente quando vede un gatto in movimento il cane si agita. Poi spesso e volentieri, non è sicuramente il tuo caso, ma molti proprietari, quando vedono un gatto, e quando il cane, scusate, vede un gatto, iniziano comunque un po' a agitarli, guarda chi c'è, il gatto. È ovvio che queste cose, anche in buona fede, non è voluto ad uccidere il gatto, però non aiutano, e per cui il gatto un po' passa sempre per la preda, e il cane capisce. E poi ricordiamoci sempre che comunque i cani sentono tantissimo le nostre emozioni e i nostri sensi, per cui è probabile che un po' viene trasmesso. Poi io sto rispondendo in maniera generale, Maria Grazia. Poi sicuramente c'è una memoria di razza, e io non so di che razza è il tuo cane, ma comunque qualsiasi cane, dicono che insomma tra cani e gatti non c'è questo grande amore, per cui ecco, ti direi che è abbastanza normale. È ovvio che ci si può lavorare, perché comunque è giusto che il cane accetti anche gli altri esseri viventi che lo circondino, parliamo di contesti urbani, non di contesti selvatici, ecco, per cui ecco, spero di averti dato una risposta.
Ciao Luca, buonasera. Ciao Luca, buonasera. Allora, è un cane come tanti altri, per cui non è un cane particolarmente complesso o difficile, per cui si relaziona con gli altri cani un po' come tutti. Anzi, ti direi che io ho dei Rhodesian maschi, magari che raggiungono i 50 kg, che quando arriva il cane più piccolo, che magari fa un po' l'isterico, gli ringhia, li abbaia o fa le sceneggiate, lo guardano indifferenti e se ne vanno. Okay? Del tipo non ti mangio perché non ne ho bisogno. Diciamo che allora normalmente un Rhodesian Ridgeback equilibrato, per cui normale, ha un atteggiamento molto neutro con gli altri cani. Di solito sono cani che vogliono giocare, sono molto fisici come gioco, usano molto le zampe anteriori, però non sono dei cani particolarmente rissosi o che hanno voglia di litigare o tenaci. Ovviamente c'è sempre il caso, ma lì dipende moltissimo dal padrone, dall'individuo e da tante variabili. Ricordiamoci che i cani sono anche ovviamente frutto della vita che fanno e delle esperienze che trascorrono nella loro infanzia. Possono essere aggrediti, possono essere morsi da cuccioli e poi magari sviluppare dell'aggressività. Però ecco, il Rhodesian Ridgeback si relaziona come qualsiasi altro cane con altri cani. Anzi, ripeto, probabilmente spesso e volentieri molto più equilibrato di una razza media. Allora, Carola Perla di Margot chiede: che attività sportive si possono fare con il Rhodesian? Ma allora, Carola, guarda, il Rhodesian è un cane poliedrico, si adatta tantissimo, come dicevo prima, alle abitudini del padrone, per cui non c'è un'attività specifica che può fare il Rhodesian, diciamo che può fare qualsiasi attività uno vuole con se stesso, per cui puoi fare la corsa, puoi fare l'escursione, puoi anche andare in montagna, anche se non è un cane nordico. È ovvio che magari se vai a Cortina con meno 20 gradi d'inverno, è magari il caso magari di mettergli qualche protezione sia sulle zampe, come del grasso per non fargli rompere i polpastrelli col ghiaccio, e magari un capotino che ovviamente, essendo un cane a pelo cortissimo, senza sottopelo, è meglio. E puoi fare attività invece specifiche per la razza anche, per esempio il coursing, che è un'attività del Rhodesian Ridgeback, cioè quella di correre in percorsi predestinati con una finta preda. Di solito viene utilizzato una specie di straccio che ha un percorso con un cavo che viene comandato, e il cane deve prendere ovviamente questa finta preda, ed è un'attività che impegna fisicamente tantissimo il Rhodesian Ridgeback. Si può fare anche il main training, cioè la ricerca dell'uomo, che è un'altra attività interessante, come cane molecolare, per cui come cane da pista da sangue. Ricordiamoci che come categorizzazione ENCI rientra nel gruppo 6 dei cani pista da sangue, per cui è un cane con comunque un ottimo fiuto. Ecco, poi si può fare anche salvataggio in acqua. In America lo usano anche come cane di protezione civile, per cui diciamo che è un cane che ha capacità importanti e si può utilizzare un po' per tutto. C'è chi si dedica anche in Italia all'agility, anche se non è prettamente un cane d'agility, o vari brevetti da BH, attacco e difesa, cioè è un cane poliedrico. È ovvio che non è un cane specializzato, per cui non è un cane da corsa con cui, per esempio, l'Evriero, non è un cane da difesa come, non so, il Rottweiler, però è un cane che è molto intelligente perché è in grado di adeguarsi e di intraprendere comunque tutte le cose che ci siamo detti con buone o ottime performance. Cristina Scarpellini ci chiede: c'è differenza caratteriale tra maschi e femmine? Direi di sì, abbastanza. Allora, caratterialmente parlando, cioè all'interno della famiglia, per cui la relazione col proprietario, insomma con la famiglia, allora il maschio di solito è molto appiccicaticcio, gli piace proprio stare appiccicato, attaccato a tutti i componenti della famiglia. La femmina spesso è un po' più riservata, è un po' più indipendente. Il maschio proprio è un mammone, è un coccolone, è molto dolce, molto affettuoso. E poi è ovvio che fuori dalla famiglia, per cui nel contesto urbano di tutti i giorni, i maschi
danno qualche problema maggiore rispetto alle femmine, perché comunque andare in giro col guinzaglio in una città con un cane che può essere 45 kg potrebbe, se non educato bene, dare dei problemi di gestione al guinzaglio nell'incontro magari con altri maschi adulti, ecco. E le femmine di contro dopo l'anno hanno il calore un paio di volte all'anno, e anche quella è una fase da gestire, ecco, per cui da un punto di vista di problematiche un po' si equivalgono. E io personalmente ho moltissime femmine, ma insomma faccio l'elevatore, per cui ho bisogno più di femmine che di maschi, e alla fine i due o tre maschi che ho me li godo volentieri, perché sono veramente molto molto dolci. Allora, se non ho visto male, Lucia Gelmini chiede quanto può costare tendenzialmente un Rhodesia. Allora, Lucia, è una domanda molto difficile, perché allora dipende sempre i criteri di selezione e i criteri di allevamento che ovviamente chi vende ha. E se una persona ha due cani in famiglia, in casa, li fa coppiare e magari non ha fatto nessun test genetico, non sa magari neanche le linee genetiche dove vengono, oppure fa coppiare il suo cane con quello del vicino perché dai, facciamo sta cosa, diciamo che il prezzo da un privato di un Rhodesian Ridgeback è sui 1200-1300 probabilmente. Ecco, con pochissime garanzie da un punto di vista proprio di malattie genetiche, perché spesso e volentieri sono cose neanche amatoriali, ma proprio occasionali. Uno dice proviamo a stare fa sta cucciolata, ecco. Il problema è che a volte succedono poi dei piccoli drammi o dei grandi drammi, perché poi il problema lo trova chi prende il cucciolo e se ne innamora e scopre magari che ha un problema di epilessia, scopre magari che è figlio del fratello, insomma ha delle linee genetiche molto molto vicine, per cui magari possono avere problematiche poi di malformazioni cardiache, ecco. Per cui diciamo che la selezione della razza costa, costa fare i test genetici, costa utilizzare cani sani, costa mantenere dei cani con un'alimentazione sana e giusta, ecco. Per cui ecco, calcolate che poi, essendo anche un allevamento professionale, abbiamo dipendenti, abbiamo tasse, IVA, eccetera eccetera. Per cui noi personalmente, per esempio, vendiamo i Rhodesian Ridgeback con cresta non corretta, per cui cani che esteticamente parlando e da un punto di vista etico non viene consigliata la riproduzione, ma che sono sani a tutti gli effetti come i fratelli della cucciolata, a 1400 euro più IVA, mentre il cane corretto da riproduzione o da esposizione costa circa 1800 euro più IVA sempre di legge. Tutti i nostri cani, ve lo ridico perché è importante, escono con uno scontrino fiscale e tutti, e con un contratto di compravendita, dove nel contratto andiamo proprio a garantire che, per esempio, non hanno l'epilessia, che è una problematica, una tara genetica della razza, non hanno la fistola o seno o cisti dermoide, lo scriviamo proprio, che i maschi hanno i testicoli discesi nello scroto, che chiudono la bocca in maniera corretta, per cui a forbice come noi, cioè con la mascella un pochino più indietro, ma non troppo, sennò sarebbero enognati, cioè così, okay? E addirittura andiamo a garantire che nel caso di gravi displasie dell'anca e del gomito, noi rimborsiamo, basta presentare ovviamente la cartella clinica comprovante, il 50% del prezzo d'acquisto del cane. Oltre a questo, vi forniremo tutti i certificati, per esempio displasia dell'anca e del gomito per la mamma e per il papà. Noi abbiamo tutti i cani A e 0, per cui il top come classificazione della displasia dell'anca. A tutti i nostri cani facciamo un ecocardio certificato FSA, che è la Fondazione Salute Animale, che ci fa anche le certificazioni per la displasia anca e gomito, e tutti i nostri cani hanno i test genetici per quanto riguarda l'epilessia giovanile del Rhodesian Ridgeback, che è una bruttissima forma di epilessia che colpisce il Rhodesian dai 6 insomma dei 6 mesi. Miropatia. Il collegamento. Eccoti, rieccoti. Okay. Per cui i test genetici che vi dicevo prima, per cui displasia dell'anca, displasia del gomito al papà e alla mamma, un ecocardio certificato
FSA, che è la Fondazione Salute Animale di Cremona, e epilessia, come vi dicevo, e miopatia degenerativa, e in qualche caso anche oculopatie, che è una cosa che normalmente non colpisce la razza, ma che abbiamo fatto a qualche nostro cane, soprattutto per esempio a un maschio riproduttore che si chiama Jamal, in quanto essendo un buon riproduttore abbiamo fatto anche quel tipo di test. Per cui queste sono le garanzie che noi diamo, ma poi in primis la garanzia secondo me più importante è quella che noi facciamo solo questo nella vita e ci dedichiamo 14 ore al giorno ai nostri cani, ai nostri cuccioli, ai nostri clienti. Per cui noi supportiamo tutta la nostra clientela per quanto riguarda tutta la fase di crescita. Vi salutano. Ciao. Allora, io direi le ultime due domande, dopodiché... Vieni in appartamento, Sara, assolutamente sì. Ripeto, se una persona mi chiedesse se io vorrei prendere un Rhodesian, vivo in appartamento, o se un'altra persona mi dicesse io voglio prendere un Rhodesian, lo faccio dormire fuori in un recinto in esterno, tutta la vita preferisco venderlo a una persona che lo farà vivere in appartamento. Ripeto l'importanza di dedicarci sia da un punto di vista educativo sia da un punto di vista appunto di uscite e di goderselo quanto più possibile, vuol dire portarselo fuori, perché il bello di un cane di qualsiasi razza è goderselo, per cui portarselo con se stessi. Riccardo, gentilmente mi fai finire di parlare quando parlo? Sì. Mi fai questa cortesia? Se riesci. Se ce la faccio. Perché è la decima volta che mi interrompi. Ok. Non lo so, cioè... Dimmi tu, perché se io entro in casa della gente mi comporto con grande educazione. Per favore, manteniamo un po' di educazione. Io leggo le domande. Ok, io leggo le domande perché? Perché magari ci sono le persone anziane, ci sono le persone che magari non ci vedono, cieche, no? E in questo modo possono sentire. Quindi, siccome è la decima volta. Non per qualcosa, perché mi state tutti simpatici, però per favore, grazie. Allora, Lorenzo Tuveri ci chiede: il Rhodesian è soggetto a patologie in particolare? Sì, Lorenzo, allora le due patologie particolari della razza sono l'epilessia giovanile e il seno o la ciste o la fistola dermoide. Sono due tare genetiche della razza che appunto colpiscono il Rhodesian Ridgeback. E diciamo che se sono conosciute, ovviamente un bravo allevatore che le conosce riesce assolutamente a garantire che nelle proprie linee genetiche, dopo un controllo attento manuale per quanto riguarda il seno, la ciste dermoide, e genetico testando i genitori, si possono assolutamente evitare. Ok, allora io direi le ultime domande, fateci le ultime domande che Andrea selezionerà. Paola Savalli ci chiede: displasia, consigli per i cuccioli? Allora, a prescindere ancora da quello che dicevo prima, cioè la selezione attenta dei genitori, perché entrambi i genitori prima di essere accoppiati devono essere certificati, ok? Per cui prima di accoppiare i genitori è giusto certificarli. È importante anche poi capire i nonni e i bisnonni se hanno certificazioni. E poi il consiglio per i cuccioli io dico sempre: niente corse, niente salti fino al 12° mese di compimento e magri. Diciamo che la displasia dell'anca è multifattoriale e poligenica. Poligenica vuol dire che può averla presa dal nonno o dallo zio. Multifattoriale vuol dire che, a parte la genetica, e nella razza pesa per il 5%, per cui relativamente poco. Oltre la problematica genetica ci sono anche dei problemi di sovrappeso, che è come multifattorialità, ovviamente una iperattività del cucciolo è una componente molto importante nelle possibili problematiche legate appunto alle displasie.
displasia dell'anca è bene o male abbastanza gestibile, la displasia del gomito è un po' più rognosa, anche a livello chirurgico, però diciamo che se si prende un cane che viene da una genealogia di pedigree certificati e gli si fa fare i primi 12 mesi della sua vita con tranquillità e dedicarsi all'educazione, alla socializzazione, per cui io dico sempre i primi 12 mesi della sua vita, per cui i prossimi 9, perché poi noi li diamo quasi a 3 mesi, passati questi 9 mesi al guinzaglio, a fare delle belle passeggiate, andate ai mercati, andate in mezzo al traffico, fate quello che dovete fare per abituarli, fate tutto quello che farete poi un domani col cane adulto. Okay? E non vi preoccupate delle corse che le farà quando avrà 12 mesi e sarà con una crescita scheletrica terminata. Allora, l'ultima domanda te la faccio io. Sì. Cosa speri che sia il Rhodesian fra 20 anni? Cioè, tante razze hanno poi preso piede in maniera esponenziale e sono diventate di moda, no? Un vero amante di una razza, co cosa spera? Spera che il proprio cane venga apprezzato da tanti? O spera che rimanga un po' di nicchia in modo che venga amato da chi lo ama veramente? Ma sicuramente la seconda, nel senso che un allevatore ama la propria razza, noi per esempio abbiamo fatto una scelta di vita molto importante di dedicarci soltanto a questo e ci teniamo assolutamente che chiunque allevi questa razza, noi in primis faccia un lavoro corretto da un punto di vista etico. Questo non vuol dire che per cui se oggi in Italia vengono venduti, uso questo termine, 500 Rhodesian si lavora bene e se domani ne verranno venduti 1000 si lavora male. Dipende come gli allevatori e lo spessore dell'allevatore si evolveranno in questi anni. Purtroppo sappiamo che tutte le razze che sono diventate di moda hanno peggiorato la qualità della razza, sia da un punto di vista di problematiche fisiche, sia da un punto di vista di carattere. Cani dolcissimi come il Labrador che sono diventati aggressivi e displasie non ne parliamo dal pastore tedesco al Labrador. La soluzione non è, cioè il problema non è la quantità di cani che vengono venduti di una razza che peggiora la razza. Il problema è purtroppo la qualità di chi produce i cani, per cui chiamiamoli allevatori, perché quando un cane diventa di moda, chi non ha niente da fare o chi non sa cosa fare o chi fa un po' il cagnaro, uso questo termine un po' improprio, si mette a fare il Rhodesian Ridgeback. Okay? Chi compra cani in Slovenia, all'estero, in Romania, non lo so, se vede che il Rhodesian inizia ad attirare le quote di mercato, comprerà il Rhodesian in Romania e li venderà in Italia come cani propri. Il problema però, come in tutte le cose, è che poi è il consumatore che è un responsabile importante. Ed è ovvio che se uno chiede al mercato che un Rhodesian costi 700 euro o 500 euro, non può pretendere che dietro ci sia un lavoro importante. Io non ho una risposta giusta a questo, perché ripeto, l'evoluzione della razza dipenderà tantissimo dall'evoluzione degli allevatori. Se i clienti continueranno ad affidarsi, come al 90% oggi, negli allevamenti di Rhodesia che ci sono, che sono tutte persone assolutamente serie, oneste e etiche, e la razza che venderà 500 o 1000 esemplari all'anno, attualmente siamo a circa 500, sarà sempre una razza sana. Se invece ci si avvicineranno persone o personaggi che saranno molto superficiali nella selezione e nessuno farà niente, come possibilmente oggi accade, perché purtroppo non esiste nessun organo che tuteli la qualità dei cani che vengono allevati, perché ci sono i club di razza, ma non riescono a gestire queste cose perché non hanno nessuna voce in capitolo di nessun genere, e tantomeno ne ha l'ENCI, perché l'ENCI non può mettere in discussione niente se non togliere semplicemente l'affisso in casi eccezionali. Ma finché non ci sarà una tutela maggiore del cane
delle, per cui della razza, questo è inevitabile anche per questa razza, nonostante gli impegni che possiamo metterci attualmente tutti gli allevatori di Rhodesian, che ripeto, a meno di quelli un po' conosciuti che conosco io, sono tutte persone che lavorano molto bene per il bene della razza. Ecco. Forse in Europa si parlava di inquadrare l'allevamento in allevamento solo ed esclusivamente professionale e escludere certe forme di allevamento molto casalinghe dalla possibilità. Non so cosa succederà, perché a livello politico siamo un paese con qualche difficoltà, e per cui vedremo poi a livello europeo cosa decideranno. Un'altra cosa ti volevo chiedere, che non mi ricordo più, però forse adesso me la ricordo. Vai. Allora. Non ti ho interrotto, eh? No, no, è vero. No. Allora, ecco questo, no? Questa è una cosa che ripeto spessissimo. Tante persone pensano che nel momento in cui vanno ad acquistare un cane, stanno acquistando un cane, non il lavoro di persone che dedicano la propria vita. Questa è una cosa che voglio continuamente ribadire, perché secondo me deve entrare nella testa della gente. E io sono assolutamente convinto, per tutti gli allevatori seri che ho conosciuto nella mia vita, che veramente ci sia dietro la passione nei confronti di una razza e si cerchi di preservarla e di far sì che nascano dei soggetti che possano vivere bene. Questo è quello che sta a cuore. Ma allora, Tommaso, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, i nostri cani, anche se noi siamo un allevamento professionale, sono i nostri cani, sono i cani di famiglia, i cani che vivono con noi. È come se fossero tanti cani singoli, per cui ogni cane, con tutto l'amore che possiamo avere, come se fosse un cane singolo, okay? Per cui chi fa questo lavoro con veramente passione e amore per questa razza, ma ovviamente ognuno ha la sua, vorrebbe che innanzitutto ci fosse sempre per tutta la vita un contatto con i propri ex cuccioli, con i propri proprietari. A noi piace tantissimo mantenere i rapporti. Noi calcola che in Tenuta Ermitage abbiamo un agriturismo, perché siamo un'azienda agricola, dove le persone possono venire a dormire qua, se sono abitanti magari stranieri o lontani, per conoscerci, per conoscere la razza. Abbiamo una fattoria didattica, invitiamo le scolaresche a conoscere il cane. Okay. E abbiamo un campo cinofilo dove d'estate invitiamo le persone a fare dei raduni di razza, a fare dei raduni di cucciolata, ci sono degli educatori cinofili, ci sono dei veterinari che fanno dei corsi, per cui ci piace e ci piacerebbe creare una community di nostri clienti che hanno sempre per riferimento l'allevatore. E sono assolutamente d'accordo con te sul fatto che questa è una missione. Okay, non è un lavoro, perché allora, se fatto in un certo modo a livello industriale, è ovviamente un lavoro. Però io invito tutti i tuoi telespettatori che ci seguono, senza nessun impegno, a fare un salto da noi, a vedere le strutture, a vedere questi cani, a conoscere la razza, perché è una razza meravigliosa, una razza fantastica, ed è una razza che ti prende veramente l'anima. E però, appunto, ti stavo dicendo, Tommaso, che questo è un lavoro che tu devi fare 12-13 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. E noi abbiamo 4 dipendenti, ma alle 8 di sera, quando tornano a casa, quando l'ultimo esce, che fa l'ultimo giro con i cani, dalle 8 di sera in poi, i cani sono totalmente a nostra totale dipendenza, per cui se noi stiamo male, se io e mia moglie abbiamo la febbre, dobbiamo comunque uscire, okay? Perché comunque loro hanno il diritto di uscire, devono mangiare, per cui Natale, Capodanno, Pasqua, feste comandate, sabato e domenica, per cui è una missione che viene supportata e sorretta da una fortissima passione per l'amore verso questo lavoro e ovviamente poi per la razza. Io ti dicevo questo perché tanti magari, cioè prima per dire detto il cucciolo costa tot, tante persone non capiscono che cioè, nel momento in cui io devo pagare un affitto, devo pagare dei dipendenti, certo,
Presto il mio tempo, presto la mia giornata, le mie fatiche. Devo portare il cane dal veterinario. Se ne devo portare 15, 30, avrò delle spese di un certo tipo. Se devo alimentare lì, avrò delle spese di un certo tipo. Se devo fare degli esami, avrò delle spese di un certo tipo. Quindi, veramente, a casa, rendetevi conto che l'allevatore non è un demone. L'allevatore è una persona che ha deciso di dedicare la sua vita a far sì che nascano dei cuccioli con determinate caratteristiche e che possano stare bene dal punto di vista fisico e psicologico, donando amore e bene alle persone e agli altri individui che incontreranno nel corso della loro vita. Assolutamente, io sono il primo che ha il cuore pieno di felicità quando do un cucciolo in braccio alle famiglie che lo portano a casa e spesso mi dicono: ma non ti dispiace dopo che l'hai allevato per 70-80 giorni darlo via? E questo è, secondo me, io do questa risposta che secondo me va un po' a concludere, a chiudere il cerchio di quello che ci siamo detti io e te, Tommaso. Cioè, io dico sempre, è come un figlio, a un certo punto i figli escono dalla famiglia e fanno la loro vita. E un cucciolo, io quando lo do alla bambina in braccio, che per la prima volta lo fa sedere sul sedile posteriore per quando poi partono e vanno a casa loro, e vedo questa emozione, questa gioia incontenibile, e io sono felicissimo perché in quel momento stai dando amore a questa famiglia che magari ha anche perso già un cane, per cui rientra da problematiche, insomma, dolorose, e al cucciolo, perché avrà sicuramente un amore incondizionato da queste persone, da questi bambini, da questa famiglia per tutta la vita. E questo è la loro missione, cioè amare le famiglie e farsi amare. Sono assolutamente d'accordo. Allora, Riccardo, io ti ringrazio, ringrazio Romina, ringrazio Emanuele, ci avete dato sicuramente, ci avete trasmesso la vostra passione e avete fatto venire un po' voglia a tutti noi di prendere un Rodesia. Questa è sera, Kumba, cioè, per esempio, questa qui è una cucciolona di 14 mesi che trovate su un altro sito, si chiama Kumba. Bellissima. Quindi vi ringrazio e sicuramente se le persone che ci stanno seguendo decideranno di far entrare nella propria vita un Rhodesia, contattate Riccardo e contattate Romina, nulla togliendo agli altri, però siccome abbiamo visto la passione che ci mettono, contattateli, va bene? Io vi ringrazio, spero di rincontrarvi, di ritrovarvi magari in delle dirette future e certo, magari, perché no, se dovessimo passare a trovarvi potremmo documentare un po' quello che è il vostro allevamento. Siete in questo invitati. Momento storico, grazie mille. Esatto. In questo periodo storico è un po' tutto un po' così, però sì, ci può essere assolutamente questo tipo di possibilità e ne terremo conto. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, a tutte le persone che hanno fatto domande, a tutte le persone che ogni volta ci seguono. Martedì sera molto probabilmente faremo un'altra diretta, lo confermeremo nei prossimi giorni e vi diremo anche che tipo di argomento andremo a trattare. Grazie mille Riccardo e Romina, un abbraccio a voi, ai vostri cani e ai vostri bambini e tanti auguri per tutti. Ciao.